chiamo Giacomo, scrivo run, dipingo da una ventina d'anni. Mi sono iniziato a appassionare al disegno da sempre, veramente non mi ricordo nemmeno un periodo dove non disegnavo nella vita mia. E ho iniziato a disegnare nei muri e poi è stato un evolversi di eventi, di passione, e a un certo punto ho deciso di farne un lavoro, diciamo full time, e di togliere tutto il resto, insomma, che mi prendeva altro tempo. Ho iniziato a viaggiare, come mi fa sempre ridere un po' pensare che il muro non può venire da me, quindi io devo andare al muro, e questo mi ha portato in giro per il mondo, in giro per l'Italia, in Inghilterra dove vivo e in tantissimi altri posti. E anzi, forse il modo migliore che preferisco viaggiare è questo, proprio andare in un posto e lavorarci, quindi conoscere le persone, diciamo viaggiare in un livello diverso, cioè quindi entrare un po' a conoscere le situazioni, le varie persone che lavorano intorno a me, eccetera, che aiutano Murales a nascere, crescere e rimanere nel luogo poi dove lo lascio, insomma. Ma con la mia arte non c'è proprio un messaggio solo che vorrei lanciare. Per esempio, in particolare con quest'opera, diciamo la narrativa di quest'opera è l'uomo che diventa natura, cioè che in realtà ne fa già parte, ma volevo rappresentare un po' una specie di metamorfosi dall'uomo che poi diventa appunto fiori, funghi, terra, forse parlare un po' del ciclo della vita infinito, dove appunto nasciamo in un modo e poi rinasciamo in un altro modo, insomma, facendo sempre parte di questo pianeta. Il fatto che questo murale sia all'interno di una scuola all'inizio mi aveva un po', diciamo, destabilizzato, forse, perché non è un'opera che sta completamente nello spazio pubblico, cioè lo è perché è all'aperto, però fa parte un po' di un, diciamo, è dentro un recinto. Però c'è di bello che quest'opera è dentro una scuola, appunto, che è piena di ragazzi, e penso il pensiero più bello che mi viene è sempre quello di ispirare qualcuno, cioè se riesco a ispirare qualcuno a livello artistico, a livello creativo, penso che il lavoro è andato a buon fine, insomma, quello. E qui ogni ora, quando i ragazzi escono, sono circondato da loro, sono anche molto simpatici, sono sensibili, e quindi mi piace parlarci, eccetera, sono abbastanza aperto in quello.